Una gara di abilità svolta completamente online. Giochi di logica, video divertenti e fotografie spassose per una buona causa. La Social Hunter Challenge, infatti una caccia al tesoro online suddivisa in 3 giorni, nasce per supportare la raccolta fondi Covid-19 Messina Unita per l'ospedale Papardo. L'idea nasce a Sant'Angelo di Brolo da alcuni ragazzi da sempre impegnati nel sociale. Ai nostri microfoni Daniele Terranova. Volevo ringraziare tutti i ragazzi che hanno partecipato alla manifestazione e in particolare i ragazzi che hanno organizzato insieme a me, ovvero Carmelo Siracusano, Martino Saitta, Ramona Saitta, Claudia Caraviglia, Chiara Maiolino e Manuel Lucifero. Si tratta di una sorta di caccia al tesoro in 3 giorni. I primi 2 giorni, diciamo in ambito social, in quanto c'erano dirette, foto da realizzare e quant'altro. L'ultimo giorno, dove partecipava solo un numero più ristretto di partecipanti, ovvero 15, era proprio il fulcro della caccia al tesoro, con indizi e enigmi da risolvere che ti portavano fino alla scoperta del tesoro. Hanno partecipato anche altre persone, altri ragazzi, ben 4 dalla Campania e anche un nostro compaesano che purtroppo è ancora bloccato al nord, però ci ha fatto il piacere di partecipare a questa manifestazione. Il fine della manifestazione era proprio questo, ovvero aiutare una raccolta fondi promossa da Enrico Bellinghieri, che ci ha subito dato il suo consenso. E raccolta fondi si chiama Covid-19 Messina Unita per l'ospedale Papardo. Chi avesse voluto partecipare alla challenge avrebbe dovuto effettuare una donazione libera, ovviamente, proprio per questa raccolta fondi. A vincere alla fine è stato Alessio Sorbera. Il vincitore ha dovuto risolvere un ultimo enigma molto complicato che si situava su un canale Telegram e questo enigma lo portava alla scoperta di una pagina Facebook dal nome And the Winner Is. Doveva semplicemente lasciare un like alla pagina e commentare il post, l'unico post all'interno di questa pagina creata da noi. Tu adesso fai una cosa che ti appartiene, una cosa tua, una cosa che non fai da tempo. Tipo? La doccia. Ti fai una bella doccia, ti depili.